Era per il portiere Eduardo. Parte la conclusione, la sotterra, Eduardo è ben piazzata, va in presa a terra. E poi subito cerca di dare il via all'attacco dei suoi. Al limite dell'area, mentre vediamo Cristiano Ronaldo. Il pubblico saluta con applausi anche soltanto il riscaldamento del fuoriclasse, che non ha mai lasciato il segno nazionale come ha fatto, però lo salta. In 10 uomini momentaneamente il Mozambico, il pallone da calcio d'angolo battuto da Simão Sabrosa che rimane lì, attenzione perché c'è anche Meireles, esce lì vicino. Poi il Mozambico lotta per allontanare la sfera dall'area di rigore, c'è il fallo commesso ai danni Aghi che ha colto un gran palo nel primo tempo. Ancora Dominguez di prima intenzione con il mancino per lo scatto da quella parte di Campira. Anche in questo caso si alza la bandierina dell'assistente di Matthew Dye. Ecco, palla dentro per Danny, buona posizione, Danny salta al portiere, porta vuota, Danny, il gol del vantaggio del Portogallo, lo firma Danny al minuto 51, gran palla servita lì da Deco, Danny salta al portiere. Le qualificazioni a questo mondiale, in totale 11 presenze quest'oggi, secondo gol, quello rifilato in Mozambico con Deco che sposta gentilmente il guardarine prima di battere il corner, poi il cross di Miguel viene colpito di testa da un difensore, c'è anche Fabio Coentrao lì vicino. L'appoggio è per Bruno Alves che effettua questo cross a cercare Deco. Deco mette giù il pallone, prova a chiuderlo Paito. Deco lo salta con il mancino in mezzo per Simão che non controlla, parte Dominguez che è molto rapido sulla corsia centrale. Poi subito il pallone profondo a cercare Jerry che non ci arriva in tempo. La palla finisce oltre il portiere mozambicano. Rivediamo il calcio di punizione battuto in anticipo a sorpresa da Deco. Danny vince un rimpallo, si presenta tu per tu con il portiere Meireles. Allarga le braccia perché voleva quel pallone e invece Danny ha tirato in porta e voleva la doppietta personale. Ottavo corner per il Portogallo, 0 per il Mozambico. Si è opposto alla grande il portiere Lama, comunque al tiro di Danny c'è Deco in buona posizione, palla d'esterno per Meireles, uscita di là, pallone d'oro e FIFA World Player nel 2008, poi un po' in calo quest'anno ma pronto a disputare un grande mondiale. Quello qua prende il posto di Simão e fa vestire la sua faccia di capitano, lui è il capitano di questa selezione. Simão è il suo vice, è proprio Simão. Ma se mi chiedono prima di questa, il pubblico applaude perché la palla la prende Cristiano Ronaldo, subito la sua finta ai danni di Campira, poi il pallone in area di rigore per Danny. Danny cerca di liberarsi, fa partire questo destro, respinto, la palla ancora con il replay ci dà un responso definitivo mentre vediamo il doppio passo di Cristiano Ronaldo, la sua classica giocata a superare, pronto a battere questo calcio di punizione Cristiano Ronaldo. Tutti dentro a saltare, parte Ronaldo direttamente in porta, di testa alza campanile, la sfera Simão, la palla rimane lì, in area di rigore, la mette fuori Campira. Stop con il petto del giocatore del Real, che poi teso il ritorno in campo, questo pallone. Paito di fronte a lui, il tocco in mezzo per Thiago, in realtà il pubblico si sta anche divertendo un po' facendo la ola. Nello stadio di Johannesburg, stracolmo di tifosi venuti per vedere soprattutto Cristiano Ronaldo, il Mozambico a superare la metà, giocatore del Benfica, la palla buona per Danny, era di rigore, Danny in mezzo per Hugo Almeida, il raddoppio del Portogallo, la firma ce la mette Hugo Almeida, Queiroz 0, rivediamo la combinazione sulla solita cerniera di sinistra, Fabio Coentrao, Thiago, Fabio Coentrao, Danny, la velocità del giocatore dello Zenit, questo pallone basso invitante per Hugo Almeida che deve il prossimo 15 giugno, palla il 21 giugno alle 13.30. E adesso finalmente torna in campo, pallone che spiove, a vuoto l'intervento da parte di Armando. Palla però ancora buona per Josimar, le finte, Josimar entra sul mancino, ancora una finta, ma di troppo per Lurzon. Ha dato una buona impressione, soprattutto di grande opportunismo, perché entrambi i suoi gol sono stati abbastanza semplici. Il primo sulla grande iniziativa di Danny e poi questo secondo, dopo la respinta corta di Lamasso, il tiro di Cristiano Ronaldo. La carambola favorisce Ugo Stato rispetto a Fabio Coentrao, lancio lungo a cercare Cristiano Ronaldo, deve uscire dall'area il portiere ma la palla è comunque troppo lunga per tutti. Ugo Almeida, possibilità per Miguel di calciare con il destro sul fondo, la conclusione dell'esterno del qualcosa cambierà. Ronaldo ingaggia questo duello fisico con Paito, prova a saltarlo, si inserisce Thiago che vuole palla, chiede palla ma non lo ottiene, invece Ronaldo va a servire Miguel Peloso, poi Pepe ancora su Ronaldo, parte il cross di Cristiano Ronaldo, salta vuoto Hugo Almeida, arriva anche vediamo se sarà lui a battere questo calcio di punizione, palla che gira, viene deviata dalla barriera sul fondo, non ha mancato di molto, un pallone insidioso, Armando sa perché se avesse
alzato anche di poco questo pallone, sarebbe arrivato dalle parti di Eduardo senza dell'Africa del Sud. Parte anche qui Armando, il tocco corto per Dominguez, poi il cross, colpo di testa, palla che rimane lì, l'allontana Duda, prova a ripartire il Portogallo con lo scatto da parte di Miguel Veloso che cerca Cristiano Ronaldo, contrattaccare, attenzione perché c'è pressione su di Carlo Carvalho che deve appoggiarsi sul portiere ricevendo anche una spinta notevole. Pepe, poi Cristiano Ronaldo, scatta Hugo Almeida, si ferma Cristiano Ronaldo, poi carica il destro, la respinta del portiere, ancora una volta corta, c'è Duda in due tempi, l'intervento di Lama, questa volta ci ha messo una pezza con il secondo intervento su Duda che ha colpito peraltro in modo un po' troppo poco convinto con il destro. C'è ancora però Thiago che alimenta l'azione del Portogallo, palla dentro per Hugo Almeida, non si intendono i due. Mozambico in affanno che prova il doppio intervento da parte di Lama, mentre riveniamo proprio il tiro di Ronaldo, Lama che interviene, poi la seconda parata sul tiro